Buongiorno, sono Sassone Roberto, sono il direttore tecnico e velocità della Federazione Motociclistica Italiana. Siamo qui non chiaramente per fare formazione come settore tecnico, quindi la parte sportiva, ma siamo qui per dare delle nozioni di guida a questi ragazzini che sono alle prime armi e chiaramente per far conoscere il nostro sport. Non siamo riusciti ad andare a proporre una lezione teorica al liceo e poi con un quiz online i più bravi, abbiamo stilato una classifica, i più bravi sono qui a provare questa parte pratica e vedo che l'interesse è altissimo, i ragazzi sono felicissimi di farlo. Impareranno a frenare, impareranno a girare lo sguardo nel punto giusto e tutto in sicurezza a 10 all'ora, quindi in modo direi perfetto. Tutto questo nel rispetto dell'ambiente, perché le moto sono elettriche? Sì, assolutamente, le moto sono elettriche e Gianluca, che è responsabile di questo progetto elettrico, vi spiegherà al meglio. Salve a tutti. Il progetto Guido Bene, Guido Sicuro ci consente innanzitutto di farci conoscere, perché la federazione ha tante professionalità che possono aiutare i nostri giovani a essere più consapevoli sia nella gestione del mezzo sia nelle tecniche di guida sicura. Noi siamo tutti diplomati alla scuola dello sport, alla scuola della federazione, dove abbiamo fatto, oltre a essere ex piloti professionisti e quindi avere le tecniche di guida bene inserite nel nostro DNA, abbiamo fatto anche la scuola proprio per insegnare ai giovani quali siano le tecniche più idonee da adottare sia in pista per chi fa l'attività sportiva, ma soprattutto in strada per i giovani che si approcciano ad andare sulla circolazione urbana. Guido Bene, Guido Sicuro vuole creare questo filo conduttore fra noi motociclisti e i giovani, proprio per aiutarli a capire prima che inizino l'attività sulla strada come si usa e come si gestisce un mezzo a due ruote motorizzato. Caratteristiche di oggi come mezzi utilizzati è l'utilizzo appunto di moto elettriche. Perché questa scelta? Perché crediamo fortemente che il futuro, anzi il presente, passi dalle moto a propulsione ecosostenibile, soprattutto perché chi vive in un centro, in una città, oltre ad avere delle agevolazioni, ma fa, diciamo, un atto per gli altri, abbattendo comunque le emissioni dei gas della combustione di un motore a combustione appunto a benzina, e anche l'inquinamento acustico ha il suo vantaggio, diciamo. Quindi oggigiorno questi mezzi che abbiamo a disposizione possono sostituire i motori termici e quindi bisogna anche iniziare a rendere consapevoli le persone che c'è questa possibilità di muoversi in modo più ecosostenibile.